Oroscopo del giorno. Martedì 14 novembre 2023. Ariete. Amore. Venere sarà nuovamente in opposizione. Non sarà un martedì semplice per le coppie, perché potrebbero esserci dei contrasti accesi. Non andrà bene nemmeno per chi è single, visto che non sono previste novità sentimentali. Lavoro. Mercurio in posizione favorevole, non farà altro che portarvi possibilità nuove e buoni risultati professionali. Toro. Amore. Sarà una giornata in cui tanti di voi potrebbero fare un sospiro di sollievo. Soprattutto se ultimamente ci sono stati dei problemi con il partner o una persona vicina. Giorno abbastanza tranquillo questo. Lavoro. Le energie non saranno ancora alte, eppure la buona posizione di Mercurio farà la sua buona parte sul posto di lavoro. Gemelli. Amore. Sentimentalmente avrete a che fare con un ottimo martedì di metà mese, con una bellissima posizione di Venere in vostro favore. Bene anche per i single, che potrebbero fare incontri più che interessanti. Lavoro. Attenzione all'opposizione di Mercurio, che porterà un po' di problemi in ufficio. Cancro. Amore. Ancora problemi in amore. La posizione opposta di Venere continuerà a portarvi discussioni, litigi e tensioni nei rapporti personali, sia per le relazioni e sia per i single che vogliono fare conoscenze. Lavoro. Tutto ok sul posto di lavoro, soprattutto con le grandi energie che vi donerà la buona posizione di Marte. Leone. Amore. La posizione del pianeta dell'amore per oggi sarà attiva. Sarà una buona giornata per i sentimenti e per chi è impegnato in un rapporto sentimentale. Per chi è single, potrebbero arrivare sorprese. Lavoro. Mercurio sta tornando dalla vostra parte, e presto professionalmente potrebbero arrivare novità. Occhio alla persistente stanchezza. Vergine. Amore. La congiunzione di Venere per questo giorno di metà novembre riuscirà a regalarvi emozioni forti e speciali. Nei rapporti personali e amorosi tutto andrà per il meglio, e non possono escludersi delle novità. Lavoro. Sul posto di lavoro potrebbe iniziare ad intravedersi qualche intoppo. Fate attenzione. Bilancia. Amore. Venere sarà in congiunzione, e dunque le cose in amore andranno per il meglio. Sarà un giorno abbastanza positivo per i sentimenti, per le emozioni. Potrebbero esserci anche sorprese in campo amoroso. Lavoro. Mercurio vi regalerà occasioni professionali nuove. Potrete approfittarne per trarne vantaggi e risultati soddisfacenti. Scorpione. Amore. Ultime ore con una buona posizione di Venere nei vostri confronti. Tutto andrà bene nei rapporti, da metà mese invece le cose inizieranno a cambiare, quindi, occhi aperti. Lavoro. Marte sarà ancora in congiunzione per voi, e vi regalerà ottime energie da poter sfruttare fino in fondo. Sagittario. Amore. Giornata piacevole per le relazioni, per le nuove conoscenze, e per i rapporti in generale. Sarà un martedì abbastanza interessante, in cui le emozioni non mancheranno sicuramente. Lavoro. Avrete la congiunzione di Mercurio dalla vostra parte. Un giorno niente male per i vostri impegni professionali. Capricorno. Amore. Un pianeta dell'amore in aspetto totalmente negativo. Potrebbe essere un martedì di metà novembre molto pesante e difficile per l'amore, per i sentimenti. Nemmeno i single trarranno grandi emozioni da questa giornata. Lavoro. Bene per il lavoro, perché potrebbero esserci pure interessanti cambiamenti. Acquario. Amore. Sarà una giornata piuttosto tranquilla per il vostro lavoro. Non ci saranno problemi, ma nemmeno delle grandi novità per le relazioni o per le conoscenze di nuova data. Lavoro. Potrebbe essere un giorno stancante.
La posizione sfavorevole di Marte non vi aiuterà in questo senso. Pesci. Amore. Bene in amore per questo martedì di metà mese. Potrete godervi tranquillamente i vostri personali rapporti d'amore o di nuova conoscenza. Venere sarà in buon aspetto per voi. Lavoro. Occhio, perché nelle prossime ore Mercurio diventerà sfavorevole, e questo potrebbe rappresentare un bel problema per voi e il vostro lavoro. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!